So che è tornato in Serie A1 dopo 4 anni, quindi come si sente riguardo questa promozione personale? Mi sento che io faccio l'allenatore, la categoria è assolutamente inconferente. Vado dove mi offrono le condizioni buone per lavorare. Ho avuto la fortuna sempre negli ultimi anni di poter scegliere dove andare, ho scelto di venire a Scafati, non è un problema di categoria, è un problema di programma e di rapporto con la proprietà. Lei ha detto che quando era alla Fortitudo Bologna le è capitata una cosa simile al precedente coach, quindi che per un problema di Sì. salute ha dovuto abbandonare la squadra e quindi può sapere quanto è delicato un momento Molto. del genere. Quindi volevo sapere come si sentono i giocatori riguardo questo momento e cosa pensa che questo cambiamento abbia comportato. Ma io credo che i giocatori avvertano umana solidarietà per Pino Sacripanti, che per fortuna ha un problema fisico che non è un problema drammatico. E credo che da un punto di vista professionale la dimostrazione che questo è un gruppo di eccellenti giocatori e di persone a modo lo abbiano dimostrato giocando come hanno giocato contro Napoli, insomma. Quindi è stata una reazione più che positiva. Poi volevo sapere il suo modus operandi da allenatore, quanto è diverso rispetto a quello del precedente coach e se ha intenzione di apportare qualche modifica alla squadra a livello più tecnico. Ma non, diciamo, io e Pino siamo amici da una vita, ognuno ha il suo modo di lavoro, il suo sistema di lavoro e non sto qui né a compararlo né tantomeno a valutarlo. Io e lui abbiamo tanti anni di Serie A alle spalle, io ho più di 300 partite in Serie A1 e più, credo più di 1000 partite in carriera, quindi sicuro lui uguale, quindi non è che vado a misurare specificatamente il mio metodo e il suo. È chiaro altrettanto che da subito, così come ho ereditato un eccellente lavoro tecnico fatto dal Presidente Allenatore, ma siccome non sono lui, qualche piccola modifica l'abbiamo apportata e credo anche qui almeno apparentemente con qualche successo. Ultima domanda, poi la lascio Sì. andare. Qualche obiettivo per il resto della stagione, visto che ne manca praticamente più di metà? Sì, io vorrei vincere un obiettivo molto banale, ma vorrei vincere il maggior numero possibile di partite. Perché credo che questa squadra abbia margini di miglioramento importantissimi in un campionato molto equilibrato, dove due vittorie consecutive, due sconfitte consecutive possono determinare molto in termini di classifica.